oggi siamo in compagnia di Antonio. E chi sei? Antonio. Vabbè, per chi non lo sapesse, di essere Antonio. Per chi non lo sapesse, io sono Chiara, lui è Antonio ed è il mio amico. Si può dire? Cosa sei tu? Uroso. Ah, ecco. Rinnegatore. Allora, come avrete sicuramente visto dal titolo, siamo qui per assaggiare degli snack strani che abbiamo trovato da Lidl. Siamo andati a fare la spesa da Lidl e abbiamo trovato delle rimanenze delle settimane, quelle asiatiche. Rimanenze è brutto. E vabbè, cose che non avevano venduto. Sembrano dei resti. Vabbè, e di fatto è così. Cioè, nel senso, sono nuovi, però non sono state esaurite dal negozio, quindi ne avevano ancora disponibili. Della roba asiatica. No, asiatica e americana. Asiatica e americana, vabbè. Un po' come due cose americane, che in realtà erano tre, ma una... non c'è più. E quindi abbiamo qualcosa da assaggiare qui sotto, quindi io adesso pescherò la prima cosa, facciamo vedere un po' com'è e poi... E vabbè, ma tanto l'hanno visto dalla foto di copertina del video. Ma lo fanno la prima che salta fuori. Oh, la telecamera! Spazio! No, siamo lo stesso. Dai, fallo sulla sedia puoi. Sulle gambe. Allora, come prima cosa io pesco questi. Allora, queste sono, diciamo, delle patatine, ok? Sì. Chips. Tikka Masala, c'è scritto Indian Style e sono di Vitalia, ok? Allora, avevano fatto la settimana asiatica e purtroppo io non sono riuscita a trovare nulla. Accetto queste cose poi in un altro libro in cui sono andata recentemente e avevano dei rimasugli, insomma, quindi in un certo senso ci è andata bene, però all'inizio mi è andata male perché io non ho trovato più niente, non ho trovato il riso per il sushi, non ho trovato le alghe, non ho trovato niente. Poi avevo visto che c'era il barattolino con le verdurine, quelli per fare a casa gli spaghetti, quelli di soia, e anche quelli, gli spaghetti di soia, niente, non ho trovato niente, però abbiamo trovato queste patatine. Quindi o ce n'erano tante, o facevano tanto schifo. Quindi... O magari nessuno si è fidato a comprarle perché non le conosco. Perché avevano un nome. Sì, Tikka Masala. Allora, vediamo cosa c'è scritto qua dietro. Perché in teoria io le posso mangiare. Allora, snack di mais speziati al gusto di Tikka Masala, di salsa Tikka Masala. E so quanto prima perché io La famosa salsa Tikka Masala. Chi è che non ha in casa una boccetta di salsa Tikka Masala? Beh, però probabilmente è un gusto molto amato in India se le propongono negli snack. Gli indiani che ci seguono ci dicano... Se è molto rinomata in India. Comunque in e noi India... in India siamo... Però in India io ci voglio andare, tu lo sai, è uno dei viaggi che voglio fare in India. Sì. Andiamo a prendere la Tikka Masala. No, voglio andare a vedere l'India però. Allora, comunque c'è scritto, ingredienti, 75% di farina di mais, olio di semi di girasole, destrogio, sale da cucina, spezie, maltodestrina, correttori di acidità, regolatori di acidità, acetati di sodio, acido citrico, aromi senza glutine. Ok, ti confermo che posso mangiarmi, perché non c'è il frumento. Quindi, non sono celiaca ma ho avuto un problema, quindi insomma... Quindi fondamentalmente è mais. Ok, quindi vediamo da chi è prodotto. Vabbè, prodotto per Lidl, bla bla bla. La famosa da Snack Food Poco Loco. Sembra tipo porco loco. Porco loco. Rumdgravir 157-8800 Roeslar, Belgian. Belgio. Ah, ok. Vengono dal Belgio. Quindi un prodotto indiano proveniente dal Belgio. Che c'è un'affinità. Oh. Vabbè, cosa facciamo? Le apriamo, le assaggiamo, no? Andiamo. Qui. Beh, l'odore non è male. Come gli chef. Come quando cucino io. Sì, lei quando cucina fa... Non può fare delle porcherie sul... Non è vero. Non è vero, tante volte faccio delle cose buone.
oltre a sporcare tutta la cucina, schizzera. Allora, come dice mia nonna, quando si cucina bisogna sporcare. Ah, sì, sì. Cioè, non è che puoi andare a risparmio di pulizia. Se pulisci tu dopo, però. Certo. Che se puliscono gli altri... Dai, là, assaggia. Aspetta, che lo prendo anch'io. Allora, come fanno Jack Fully? Perché io seguo un sacco il canale di Jack Fully. Allora, quando devono assaggiare, sì, che assaggiano la stessa cosa, fanno cheers. E mi piace un sacco quella cosa lì. Quindi, cheers. Beh, io lo faccio in maniera diversa, perché loro non stanno insieme, giusto? No, e dovresti passare allora ma io c'ho il braccio da T-Rex, non ci arrivo a fare il giro. La mangerò io. Prova cosa dai ma dimmi cosa devo fare. Ho rischiato di mangiare un capello. Non è male, ne assaggio un altro. Buona. Si mangiano. Si mangiano. Sono dedicate alla fine. Sì. C'è questa spella famosa salsa tikka masala. Tikka masala non è che si senta poi. Tu ne hai trovato una super speziata? Non voglio più super speziata. Ecco, non sono tutte uguali. Perché la prima che ho preso sapeva di poco, invece questa era molto più. Prendi una, fagliela vedere da vicino. Che ha su quelle spezzette. Tu con il braccio lungo. Comunque, soffrono. Sono croccanti. Sarebbero perfette per un video ASMR. Vabbè, basta perché abbiamo altre cose da assaggiare. Allora, tikka masala è andata. Allora, spostiamoci dall'India all'America. No, del Belgio. Allora, dall'India all'America, perché adesso assaggiamo. Quindi chissà dove saranno prodotte queste. Adesso leggiamo. Adesso ci pappiamo le crispy fried onions, ovvero le cipolle fritte. Allora, io adoro le cipolle fritte, queste qui croccanti in pezzettini che di solito mettono i panini, non so, a McDonald's, forse anche al Burger King, o insomma, quando mi capita di trovare dei panini, anche in paninoteche, che ce l'hanno dentro, solitamente le prendo, perché mi piacciono un sacco. Infatti quando ho trovato un pacchetto ho detto, che fortuna, adoro. Quindi, allora, queste qui penso che abbiano un po' di farina, però non penso che mi faccia niente. Cipolle fritte, ingredienti, cipolle, olio di palma, farina di frumento, olio di semi di girasole, sale da cucina. Per la produzione di 100 g di cipolle arrostite vengono utilizzate 220 g di cipolle fresche. Per insaporire e guarnire. Cioè, ok, punto. Per insaporire e guarnire i piatti. Perfetto per hot dog, hamburger, purè di patate, frittelle di patate, spezzol, pane, cipolle arrosto, pizza, zuppe e panini. Ripeti. Magari. Gli spezzol sono quelli che spezzi più. Conservare il luogo asciutto da consumarsi preferibilmente entro vedine collaterale prodotto nei Paesi Bassi. Belgio, sono lì, com'è la stessa azienda che sul confine. Comunque scade il 3/12/2021, quindi sì, a dicembre, quindi direi che ho tempo per mangiare. Allora, apriamo, ok. L'apertura è comoda. Il sapore direi che si sente, il sapore. Io sento già il sapore, facendo così si sente già il sapore. L'odore direi che si sente. Sì, ha un buon profumo, ma la cipolla fritta. Vabbè, non ha tutti, così poco. Aspetta, devo dire uno. Non abbiamo fatto cheers. Vabbè. Buono. Allora, partono piano e dopo ti lascio il sapore alla fine.
quando le metti in bocca in realtà non senti subito, lo senti dopo. E sono super 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 croccanti, super crispy, super crunchy, mi piacciono un sacco. E soprattutto sono ottime da abbinare con la salsa tikka masala, perché Belgio, paesi bassi. Beh, direi che promosse. Super promosse. Quindi sì, dopo vanno a Bina, come dicono loro, a Bina, certo, a qualcosa, mangiare, però essendo così, insomma. Però essendo già comunque buone e gustose così, possono solo che migliorare. Sì. Quindi comunque, ok, non è proprio uno snack, perché non possiamo identificarlo come snack, però l'abbiamo ficcato dentro, insomma, dai. Sì. Mi piacevano, quindi lo volete pigliare. Andiamo con il prossimo. Allora. Allora, adesso torniamo in Asia. Sì, dai. E proviamo i crispy cheated peanuts wasabi flowered coating. Allora, io ho paura. Allora, sono le classiche noccioline che a volte trovi caramellate, a volte le trovi con il guscio salato tipo la paprika. Queste qui sono quelle che di solito si trovano alla paprika, però al wasabi. A me il wasabi piace, quando andiamo a mangiare il sushi io lo metto sia nella salsa di soia, e poi ho imparato a metterne anche un pizzichino piccolo 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 sui nigiri o sui roll, ecco. Lui, il wasabi, lo mangia tranquillamente, ne mette un quintale sul sushi. Lui mangia più wasabi che sushi quando mangia il sushi. Vabbè, però ne mangi comunque molto più di me. Sì. Quindi secondo me, se queste sanno veramente di wasabi, lui non avrà problemi. Io sì. Quindi, assistente, prepari l'acqua vicino a noi. Già vicino. C'è vicino. Ok. Però prima di attartela aspetto un po'. Voglio vedere la faccia che diventa. Vuole vedermi morire. Allora, arachidi in pastella croccante con wasabi in polvere. 46% arachidi, amido di mais, farina di frumento, anche bene, olio di girasole, zucchero, sale da cucina, destrosa, aroma, spezie, semi di senape, estratto di lievito acidificante, acido citrico, wasabi in polvere, colorante, quindi il color verde non è il wasabi ma è il colorante, colorante, complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame, cioè quindi ci mangiamo del rame noi adesso? Vabbè. Può contenere tracce di frutta a guscio, ma dai, ci sono dentro le arachidi. Vabbè, conservare il luogo fresco asciutto, confezionato. Basta che non ci sia dentro il guscio della frutta, piuttosto che frutta a guscio. Attenzione. Questo prodotto potrebbe presentare un rischio di soffocamento per i bambini piccoli. Prodotto nell'UE. Allora è meglio che non lo mangi. Allora, prodotto per nell'UE. Nell'UE. Origine ingrediente primario, cioè arachidi e wasabi, non UE. Dove l'hanno pubblicato? Dove è pubblicato? Non si sa, UE. In Neckarsulm, Deutschland. No, tedesche, bene. Passate... Tedesche. Quindi Vitasia in tedesche. Però è l'origine dei prodotti non UE, non c'è scritto. Vabbè, proviamo, testiamo. Come vedete è di ottima fattura. Sì. Ok. Ho aperto l'angolino. Siamo la vuota. Ah no, giusto prima c'è. Odore. Ricordano quelle normali alla paprika. Sembra un gnocchetto verde,
Direi che un wasabi si sente, però non è difficile, almeno per me. Però sono buone. Un pizzicorino sulla lingua. Cioè l'odore non è buono, però il sapore sì. Leggero. Però se lo metti sulla punta della lingua brucia. Hai provato? No, l'ho messo sulla punta ma sul lato. Mettilo sulla perché punta. Perché col piercing... Però ragazzi, promosse ultime C. Sì. Qua è acqua. Però devo dire che sono gradevoli. Sì, sono buone. Non so quante ne mangeresti, secondo me non tantissime. No. Tantissime no. Però comunque hanno un sapore gradevole. Ecco, queste qua sono 150 grammi, secondo me in due non sapevo. No. Cioè, se fossero di paprika probabilmente sì. Sì, ma questo sapore questa... qui no. Allora, è un sapore gradevole. Se vi piace il wasabi, è molto molto buono perché sa proprio di wasabi. E la nocciolina all'interno attutisce un pochino dopo. Però sono molto molto forti, molto. Io ancora, infatti sento dell'acqua magari. No, no, dobbiamo assaggiare altre due cose ancora, quindi... Finché non diventi colore della maglia non te la do. La. Cioè blu, sì, rossa. Ecco. Acqua Sant'Anna. Io però non voglio far vedere che, perché non abbiamo bicchieri. Deve prendere i bicchieri. Ho un bicchiere, dai. No, un bicchiere. Ma vedi tu, vai. A canna, a canna. Si vede che sei una ragazza raffinata. Vai. Glu, 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 glu. Vai. A parte che può sempre uscire dall'incoratura. Un po' troppo. Ok. Passiamo al penultimo. Restiamo in Asia, che questo forte lo voglio tenere per la fine, e abbiamo queste Chinese style, che non sono le... quelle erano Indian, queste sono Chinese, sweet and sour. Allora, tikka masala. Queste, vabbè, andiamo a vedere velocemente, allora le fanno sempre in Germania. No, scusa, in Belgio. In Belgio, Belgio. C'è sempre la stessa ditta, per la ditta, esatto. Ed è però anche quella è la stessa ditta Vitasia, la marca è la stessa, però quelle le fanno da un'altra parte. Ma il packaging non è lo stesso. E niente, quindi le fanno in Belgio, aromi. Allora, farina di mais, olio di semi di girasole, aromi di correttore di acidità, acetato di sodio, sale, zucchero, senza glutine. Ecco, quindi, diciamo qua... che queste due sono alternative. Ok, allora sono questi simili, prodotti simili, ma snack alternative. Di mais al gusto agrodolce. Quindi queste qui sono gusto, cioè questo qui era tikka masala, quindi la salsa indiana. Invece questo ha un gusto agrodolce, quindi io mi aspetto di mangiarmi delle patatine che mi ricordano la salsina che ci danno dal Giappone quando prendo le mole di Prato, quella agrodolce, agropiccante che io adoro. Quindi non me la ricordo per... Ah, però guarda, c'era sulla confezione, non l'avevo vista. C'è l'immagine della salsina. Non mi dispiace. No, l'odore no, però non mi ricordo tanto la salsa. Cheers. Non male di queste.
però non mi ricordo tanto il gusto agrodolce. Sì, se ho una salsa non è che la ricordo per di tanto. È vero che secondo me, dopo questi qui, quel buon wasabi, il palato non è più uguale a prima. Ma tu hai bevuto un po' l'acqua. Vedi? Cosa pensi? Hanno un gusto delicato. Tutto sommato può essere una valida alternativa alle patatine fritte. Quello sì. Io direi che tra le masala e quella lì, ad occhio secondo me va a giorni. Ma a seconda di che gusto hai. Ma guarda! Il palato che hai questo. Allora, qua c'è la salsa agrodolce. E qui finalmente scopriamo com'è la salsa tikka masala, perché c'è un'immagine qua. No, io non ce l'avevo da sicuramente sembra... questa è la salsa. A me sembra della carne. No, non è carne, secondo me. Cos'ha della salsa quella roba? Fallo vedere vicino a loro. A me sembra uno spezzatino. È nell'angolo là a sinistra. Sì. Quello dalla mia parte, insomma. In alto. Vabbè, dove c'è la foglia di prezzemolo. Comunque tutto sommato finora tutto quello che abbiamo assaggiato era buono. Sì. Sono gusti diversi che comunque sì, cambiano ogni tanto. A nostro parere comunque buoni. Quindi passiamo all'ultima cosa. Cosa ti aspetti? Cosa mi aspetto? Non so. Allora, abbiamo assaggiato le cipolle, l'alternativa delle patatine, le arachidi. Sarà un'altra qualcosa prodotto in Belgio. Allora, è un prodotto americano. È un prodotto americano che chi è appassionato di America sicuramente ne ha sentito parlare, almeno del prodotto in sé, non propriamente di quello il che il manzo secco. Chiamo. Eh sì. Allora, Honey BBQ Beef Jerky High Protein Beef Snack. Allora, in realtà io imbroglio su questi perché avevo preso anche quelli piccanti, ma non li ho finiti, li ho già aperti e quindi non mi sembrava il caso di inserirli nel video. Quindi sono rimasti questi qui, Honey BBQ. Secondo me sono meglio delle altre perché le altre le ho assaggiate e sono rimaste lì perché non sono molto buone. Allora, vediamo cosa dice. Strisce di carne bovina marinata al miele, gusto barbecue, essiccata in forno. Non sto a leggere tutto, sennò il video non finisce più. Prodotto a York, UK. Quindi? In Inghilterra. Vabbè, però dai, cioè. Però diciamo che si avvicina di più rispetto al resto. Ok, sei pronto? Ti avviso che l'odore, almeno delle altre che avevo aperto, non era il massimo. Quindi vediamo se qua è meglio. No, sembra cibo perché per catti, vederlo così. E l'odore? Vabbè, lo facciamo vedere anche a voi perché... Sembrano dei cubettini di cacca. Non è vero! Non dire queste cose! Comunque... Prego! No, prima lei. Vabbè, tanto lo mangiamo insieme, quindi lo prendo prima io, lo prendo prima tu. Diciamo che se prendete questo qui, è meglio che andate vicino un po' di tikka masala per farvene da giusto.
fanno abbastanza schifo. Non si dice schifo, si dice a me non piace. A me fanno abbastanza schifo. Oh. Quelle piccanti sono decisamente meglio. Sono bombose. Quindi secco, va bene. Sono gommone. Non si riesce a mangiare neanche tutte perché rimane in bocca. Poi hanno, sì, agrodolce, agrodolce, si sente. Ma io il miele non lo sento. È dolce, però sì. Io sento della roba piccante. C'è del piccante, ma io sento tanto il dolce. A me non piace. Queste sono super bocciate. Allora, di queste posso capire il motivo per cui fossero in giacenza, cioè nel senso che nessuno le ha comprate, cioè nel senso non nessuno, però ce n'erano ancora, quindi vuol dire che non avevano riscosso molto successo. Però per quanto riguarda invece le patatine e il resto, devo dire che siamo stati fortunati perché sono buone, o almeno a noi piacciono, quindi a qualcuno non sono piaciute, a noi sì, queste però ragazzi no proprio. Si è anche incollato nei denti. Niente ragazzi, queste bocciate datele al cane. Non può mangiare il cane. Al gatto. Il gatto non ce l'ho. Al bambino, neanche ne so. Quindi adesso facciamo la cosa nella classifica. Devi, là non c'è niente. Io metto in ordine, questa è la mia personale classifica. Metto le tikka masala, metto, come si chiama? Quello di wasabi, e queste di mais e le cipolle alla fine, anche se ho il dubbio. Però, e queste per ultimo? Sì. Quelle lì ormai siamo finta che non ci siano. Ma questo è pari merito. Però direi che questa è la mia personale classifica. Allora, invece la mia classifica è al primo posto assolutamente le cipolle, ma sono di parte. Perché ho una predilezione, come vi avevo detto. Hai della royalty in questa azienda che non c'è. No, sono di parte perché comunque è un prodotto che so che mi piace. E quindi l'ho comprato essendo consapevole che probabilmente, a meno che non l'avessero fatte coi piedi, erano buone. E comunque ho confermato le mie aspettative, quindi sono buone. Al secondo posto metto i peanuts, perché mi hanno stupito e sono buoni, nonostante non le mangerei a quintali, come invece mangerei a quintali le patatine. Le metto al secondo posto perché mi aiuterebbero con la dieta loro. Poi metto a pari merito, no vabbè, prima queste, tikka masala al terzo posto e sweet and sour al quarto, e per ultimo questo, perché veramente non è buona, almeno per i miei gusti. Quindi America, Giappone, India e Cina. Esatto. Io invece avevo India, Giappone, Cina, America, pari merito. Beh, quindi il Giappone per tutti e due è al secondo posto. Quindi è confermato. Quindi il secondo posto del Giappone è confermato. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Fateci sapere nei commenti se voi di queste 5 cose avete assaggiato qualcosa e se a voi è piaciuto o no. Se confermate le nostre classifiche personali su... A chi piace questo gli mandiamo a casa. Sì, fateci sapere, ve li inviamo davvero. E niente, quindi dicevo, fateci sapere nei commenti quale è stato il vostro prodotto preferito. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno prossimamente. Vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!